Si è vista subito l'identità voluta da Cascione, squadra che ha giocato concedendo rischi zero, solo un tiro di Gnacchitti all'ottantesimo minuto, e che nel primo tempo ha anche avuto le sue palle gol. Forse nella ripresa quello che è mancato un po' di incisività in fase di ripartenza. Ma guarda, secondo me il primo tempo hanno fatto, al di là, a parte i primi 5 minuti, che tendevamo un pochino a perdere le distanze in mezzo al campo, perché eravamo presi un pochino dall'azione offensiva, dalla ripartenza. Dopo sono stati perfetti per 35 minuti. Il secondo tempo abbiamo interpretato la gara un po' a due facce, dai, perché quello che io ho chiesto è quello comunque di rimanere compatti, ordinati, di saper soffrire. Sapevamo che tanto poi dopo ci sarebbe stato un momento di sofferenza, è lì che dovevamo cercare di crescere, e l'hanno fatta la grande, è stata una grandissima risposta. Di negativo il secondo tempo siamo stati troppo bassi, abbiamo lasciato giocare troppo i centrocampisti ed eravamo costretti sempre a rincorrere. Poi dopo, partendo così bassi, quando recuperavamo palla così bassi, facevamo fatica a ripartire, perché c'è stato un grande dispendio di energie. Però al di là di questo, come ho detto in conferenza, avevamo bisogno di capire chi eravamo in questo momento, dopo un periodo negativo, capire che i ragazzi hanno le qualità anche per fare un pochino di legna, perché le qualità, il gioco, come ho detto, ho lavorato poco, perché sapevo che comunque non c'era bisogno per la prima settimana. E invece in fase difensiva sono rimasto sorpreso, perché si sono applicati tutti e sono stati intelligenti anche nell'aggressione. Ho visto sempre una squadra che attaccava l'uomo insieme, non ognuno per i fatti propri. Faccio io un paio di considerazioni prima della domanda da studio, Cascione. È questo il Pescara che vorrà vedere da qui fino alla fine della stagione e nei playoff, oppure piano piano, una volta riacquisita fiducia, vuole vedere un Pescara un po' più propositivo? No, dobbiamo sicuramente aumentare un pochino il ritmo sotto il profilo del palleggio, perché siamo stati un po' prevedibili, un po' lenti. Sapevamo comunque che il Pontedera si chiudeva molto bene, quindi non era facile trovare gli spazi e dovevamo avere pazienza, però la palla andava mossa un po' più velocemente, un po' più dovevamo cercare un po' più la verticalizzazione. Abbiamo fatto tanti giri palla, anche a volte inutili, e quando in tante occasioni c'era la possibilità di entrare tra le linee. Quando l'abbiamo fatto, siamo stati bravi poi dopo a accompagnare l'azione. Ieri in conferenza aveva detto: i miei attaccanti esterni devono fare anche i terzini. Merola, se non fa il terzino, è un problema. Ha fatto gol e ha fatto il terzino, e soprattutto a Cornero, prima del cambio, è andato a recuperare un paio di palloni sulla vostra bandierina. È quello l'atteggiamento? Ma c'è stato bisogno, non c'è stato bisogno di ripeterlo due volte, sono stati veramente esemplari, perché ho visto Davide e Federico con una propensione al sacrificio per aiutare i compagni incredibile. Non è da tutti, non è un giocatore che fa 15 gol in una stagione e ritrovarsi comunque in una gara a dover rincorrere sempre l'avversario è segno che comunque non gioca per se stesso, ma gioca per vincere, e non per caso è arrivato il risultato. Ultima da parte mia: l'esclusione di Tumiov dalla lista dei convocati, solo un segnale, qualcosa di definitivo? No, non c'è perché niente. Non lo ha convocato. Questi ragazzi, non c'è niente di definitivo, io l'ho ripetuto più volte, cercando di essere meno banale possibile, che questa squadra ha grandissima qualità e ho fiducia in ognuno di loro. Poi dopo bisogna dare delle risposte, c'è chi magari una settimana sta meno bene e merita qualcun altro, quindi è solo una scelta tattica momentanea, ma Giorgio è un giocatore incredibile per la categoria, deve soltanto capire certe cose, ma per me è importante. Una domanda rapida da studio per il tecnico Cascione. Ma allora,
rapida, svegliamo un retroscena velocemente. Manu, quando ti ho chiamato domenica, no, ti ho detto tra poco ti contatteranno i dirigenti del Pescara, ti ho dato una bella notizia, dai. No, ma stavo giocando con mio figlio nel parco, quindi non ti ho preso nemmeno sul serio. Ho detto non è possibile, dai. Salutiamo e ringraziamo Emanuel Cascione che deve salutarci. Grazie, grazie, in bocca al lupo. Manuel, riprendo l'auricolare, Manuel. Grazie, grazie a Cascione.